Domenica 11 giugno a Monsummano Terme si festeggia il giorno della cicogna, che celebra il ritorno di questi splendidi uccelli, offrendo a tutti gli interessati la possibilità di osservare dal vivo, a distanza di sicurezza, adulti e pulcini. Dopo secoli di assenza, la cicogna bianca è arrivata stabilmente anche in Toscana, grazie all'adozione di misure di protezione degli ambienti naturali e a progetti di reintroduzione realizzati da associazioni e centri specializzati. Oggi nella regione nascono pulcini di cicogna in almeno 10 nidi, fra cui quello storico di Fucecchio e altri due situati ai margini della grande area umida nel comune di Monsummano Terme. L'evento, nato grazie ai rapporti di collaborazione fra il Centro di Ricerca, Documentazione e Promozione del Padule di Fucecchio e la sezione Soci di Unicop Val di Nievole, è organizzato con il patrocinio della provincia di Pistoia, in collaborazione con il Comune di Monsummano Terme, il Centro Commerciale Montecatini Coop FI, CMSA e Associazione Astrofili Val di Nievole, con il contributo di Caffè New York. In occasione del giorno della cicogna verrà predisposto presso l'impianto RSU Il Fossetto un punto di osservazione ombreggiato con potenti strumenti ottici puntati sul nido, i cannocchiali del centro e i telescopi degli astrofili. L'impianto RSU nasce per volontà di Luciano Vanni, responsabile operativo dell'impianto, morto precocemente. Nella giornata di domenica sarà possibile vedere sia il nido delle cicogne sia la riserva naturale, perché saranno aperti anche il centro visite e l'osservatorio delle morette. Come si svolge, diciamo, la visita? Allora, la postazione di osservazione qui a Monsummano Terme sarà realizzata in via del Fossetto nell'impianto RSU gestito da CMSA e sarà possibile venire qui direttamente la mattina dalle 9 alle 12 e il pomeriggio dalle 16 alle 19. Per chi vuole sarà anche possibile invece andare al centro commerciale, quello che è conosciuto sempre come ex Ipercoop di Montecatini, dove ci saranno delle navette gratuite messe a disposizione dal centro commerciale stesso, che accompagneranno chi lo desidera direttamente al punto di osservazione e poi lo riporteranno dopo al centro commerciale.